Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è lunedì 12 di aprile del 2021. Questo è Leggiamo la Bibbia insieme e io mi chiamo Nicodemo Fabiano. Sono felice, sono contento di poter essere qui con te. Questo è un tempo in cui noi prettamente leggiamo la parola del Signore. Abbiamo incominciato a gennaio e continueremo per la grazia di Dio a leggere la parola del Signore. Già abbiamo letto Genesi, Esodo, Levitico. Ora noi siamo nel libro dei Numeri, quindi quarto libro della Bibbia, il popolo di Israele che si trova nel deserto, momento difficile in cui molte persone, la maggior parte non aveva creduto nella mano di Dio, di poter non soltanto entrare nella terra promessa, ma di poter conquistarla. Quindi noi vogliamo continuare a leggere. Questa mattina noi leggeremo la parola del Signore, come ho detto, il libro dei Numeri, e noi faremo dal capitolo 15 dei Numeri, versetto 22, quindi Numeri 15, partendo dal versetto 22, fino al capitolo 16, versetto 50, ossia fino alla fine del capitolo 16. Quindi leggiamo la parola del Signore, sono contento che tu stia qui. Mi raccomando, metti un like, condividi, leggi la parola del Signore, invoglia altre persone, manda questo video a tante persone. Noi vogliamo che la parola di Cristo, la parola di Dio, possa entrare nei nostri cuori. Allora, dice così la parola di Dio, sempre qua, Numeri, capitolo 15, versetto 22. Quando avrete peccato per errore, e non avrete osservato tutti questi comandamenti che il Signore ha dati a Mosè, tutto quello che il Signore vi ha comandato per mezzo di Mosè, dal giorno che il Signore vi ha dato dei comandamenti in seguito, nelle vostre successive generazioni. Se il peccato è stato commesso per errore, senza che la comunità se ne accorgesse, tutta la comunità offrirà un toro come olocausto di profumo soave per il Signore, con la sua oblazione e la sua libazione, secondo le norme stabilite, e un capro come sacrificio per il peccato. Il sacerdote farà l'espiazione per tutta la comunità dei figli di Israele e sarà loro perdonato, perché è stato un peccato commesso per errore. Ed essi hanno portato la loro offerta, un sacrificio consumato dal profumo per il Signore, e il loro sacrificio per il peccato davanti al Signore a causa del loro errore. Sarà perdonato a tutta la comunità dei figli di Israele e allo straniero che soggiorna in mezzo a loro, perché tutto il popolo ha peccato per errore. Se una persona sola che pecca per errore, offrirà una capra di un anno come sacrificio per il peccato. Il sacerdote farà l'espiazione davanti al Signore per la persona che avrà mancato commettendo un peccato per errore. Quando avrà fatto l'espiazione per essa, le sarà perdonato. Avrete un'unica legge per colui che pecca per errore, sia che si tratti di un nativo del paese tra i figli di Israele o di uno straniero che soggiorna in mezzo a voi. Ma la persona che agisce con proposito deliberato, sia nativo del paese o straniero, oltraggia il Signore. Quella persona sarà tolta via dal mezzo del suo popolo. Siccome ha disprezzato la parola del Signore e ha violato il suo comandamento, quella persona dovrà essere tolta via, porterà il peso della sua iniquità. Mentre i figli di Israele erano nel deserto, trovarono un uomo che raccoglieva legna in giorno di sabato. Quelli che lo avevano trovato a raccogliere legna lo portarono a Mosè, ad Aarone e davanti a tutta la comunità. Lo misero in prigione perché non era ancora stato stabilito che cosa si dovesse fare. Il Signore disse a Mosè, quell'uomo deve essere messo a morte, tutta la comunità lo lapiderà fuori del campo. Tutta la comunità lo condusse fuori dal campo e lo lapidò, e quello morì secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè. Il Signore disse ancora a Mosè, parla ai figli di Israele e di loro che si facciano di generazione in generazione delle nappe agli angoli delle loro vesti, che si mettono la nappa di ogni angolo, in ogni angolo di ogni cordone violetto.
Questa nappa vi ornerà la veste e quando la guarderete vi ricorderete di tutti i comandamenti del Signore per metterli in pratica. Non andrete vagando dietro ai desideri del vostro cuore e dei vostri occhi che vi trascinano all'infedeltà. Quindi guardate bene questo versetto. Così vi ricorderete di tutti i miei comandamenti, li metterete in pratica e sarete santi per il vostro Dio. Io sono il Signore, il vostro Dio. Vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio. Io sono il Signore, il vostro Dio. Ora leggeremo Numeri capitolo 16. Dice così la parola del nostro Signore. Or, Core, figlio di Isar, figlio di Keat, figlio di Levi, insieme con Dan, Datan e Abiram, figlio di Eliab, e On, figlio di Pelet, tutti e tre della tribù di Ruben, insorsero contro Mosè con 250 israeliti autorevoli nella comunità, membri del consiglio, uomini rinomati. E radunatisi contro Mosè e contro Aarone, dissero loro, basta, tutta la comunità, tutti dal primo all'ultimo sono santi e il Signore è in mezzo a loro. Perché dunque vi mettete al di sopra dell'assemblea del Signore? Quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra. Poi parlò a Core e a tutta la gente che era con lui e disse, domani mattina il Signore farà conoscere chi è suo e chi è santo. E se lo farà avvicinare a sé colui che egli avrà scelto. Fate questo, prendete dei turiboli, tu, Core e tutta la gente che è con te. Domani li riempirete di fuoco e li coprirete d'incenso davanti al Signore. Colui che il Signore sceglierà sarà santo. Basta, figli di Levi. Mosè disse inoltre a Core, ora ascoltate o figli di Levi, vi sembra poco che il Signore di Israele vi abbia scelto in mezzo alla comunità di Israele e vi abbia fatto avvicinare a sé per fare il servizio del tabernacolo del Signore e per tenervi davanti alla comunità per esercitare il vostro ministero per lei? Egli vi fa avvicinare a sé te e tutti i tuoi fratelli, figli di Levi con te, e prenderete anche il sacerdozio? Allora, per questo tu e tutta la gente che è con te avete fatto lega contro il Signore. Poiché chi è Aarone che vi mettete a mormorare contro di lui? E Mosè mandò a chiamare Datan e Abiram, figli di Eliab, ma essi dissero, noi non saliremo. Ti sembra poco l'averci fatto uscire da un paese dove scorre il latte e il miele per farci morire nel deserto? Vuoi elevarti su di noi come un capo? E poi non ci hai davvero condotti in un paese dove scorra il latte e il miele e non ci hai dato possesso di campi né di vigne. Credi forse di poter bendare gli occhi a questa gente? Noi non saliremo. Allora Mosè si adirò molto e disse al Signore, non gradire la loro oblazione. Io non ho preso da costoro neppure un asino e non ho fatto torto ad alcun di loro. Poi Mosè disse a Core, tu e tutta la tua gente trovatevi domani davanti al Signore, tu e loro con Aarone. E ciascuno di voi prenda il suo turibolo, vi metta dell'incenso e porti ciascuno il suo turibolo davanti al Signore. Saranno 250 turiboli. Anche tu e Aarone prenderete ciascuno il vostro turibolo. Essi dunque presero ciascuno il proprio turibolo, vi misero del fuoco, vi posero sopra dell'incenso e vi fermarono all'ingresso della tenda di convegno. Lo stesso fecero Mosè e Aarone. E Core convocò tutta la comunità contro Mosè e Aarone all'ingresso della tenda di convegno e della gloria del Signore. Apparve a tutta la comunità. Il Signore parlò a Mosè ed Aarone e disse, separatevi da questa gente e io li consumerò in un attimo. Ma essi si prostrarono con la faccia a terra e dissero, oh Dio,
Dio che dai la vita a ogni creatura. Un uomo solo ha peccato e vorresti adirarti contro tutta la comunità? E il Signore disse a Mosè, parla alla comunità e dille, allontanatevi dalla dimora di Core, di Datan e di Abiram. Mosè si alzò e andò da Datan e da Abiram, e gli anziani di Israele lo seguirono. Egli disse alla comunità, allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi, e non toccate nulla di ciò che appartiene a loro, affinché non periate a causa di tutti i loro peccati. Così quelli che si allontanarono dalla dimora di Core, di Datan e di Abiram, Datan e Abiram uscirono e si fermarono all'ingresso delle loro tende con le loro mogli, i loro figli e i loro bambini. Mosè disse, da questo conoscerete che il Signore mi ha mandato per fare tutte queste cose che non le ho fatte di testa mia. Se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, il Signore non mi ha mandato. Ma se il Signore fa una cosa nuova, se la terra apre la sua bocca e l'ingoia con tutto quello che appartiene a loro, e se essi scendono vivi nel soggiorno dei morti, allora riconoscerete che questi uomini hanno disprezzato il Signore. Appena egli ebbe finito di pronunciare tutte queste parole, il suolo si spaccò sotto i piedi di quelli. La terra spalancò la sua bocca e li ingoiò, essi e le loro famiglie, con tutta la gente che apparteneva a Core e a tutta la loro roba. Scesero vivi nel soggiorno dei morti, la terra si rinchiuse su di loro ed essi scomparvero dal mezzo dell'assemblea. Tutto Israele che era intorno a loro fuggì alle loro grida, perché dicevano che la terra non ingoi anche noi. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e divorò i 250 uomini che offrivano l'incenso. Poi il Signore disse a Mosè, di a Eleazar, figlio del sacerdote Aarone, di tirar fuori i turiboli dall'incenso e di disperdere qua e là il fuoco, perché quelli sono sacri. E dei turiboli di quegli uomini che hanno peccato, al prezzo della loro vita si facciano tante lamine battute per rivestirne l'altare, poiché sono stati presentati davanti al Signore. E quindi sono sacri, serviranno di segno ai figli di Israele. Il sacerdote Eleazar prese i turiboli di rame presentati dagli uomini che erano stati bruciati e ne fece delle lamine per rivestirne l'altare. E ricordare ai figli di Israele che nessun estraneo ai discendenti di Aarone deve accostarsi per ardere incenso davanti al Signore, affinché non gli capiti la sorte di Core e di quelli che erano con lui. Eleazar fece come il Signore gli aveva detto per mezzo di Mosè. Il giorno seguente tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e Aarone e disse, «Voi avete fatto morire il popolo del Signore». E avvenne che, mentre la comunità si radunava contro Mosè e Aarone, i figli di Israele si volsero verso la tenda di convegno, ed ecco la nuvola la ricoprì e apparve la gloria del Signore. Mosè e Aarone vennero davanti alla tenda di convegno, e il Signore disse a Mosè, allontanatevi da questa comunità e io li consumerò in un attimo. Ed essi si prostrarono con la faccia a terra. Mosè disse ad Aarone, prendi il turibolo, riempilo di fuoco, preso dall'altare, mettici sopra dell'incenso e portalo presto in mezzo alla comunità e fa l'espiazione per loro, poiché l'ira del Signore è scoppiata, il flagello è già cominciato. Aarone prese il turibolo come Mosè aveva detto, corse in mezzo all'assemblea ed ecco che il flagello era già cominciato fra il popolo. Aarone mise l'incenso nel turibolo e fece l'espiazione per il popolo. Fermò tra i morti e i vivi e il flagello cessò.
Morte a causa del flagello furono 14.700, oltre a quelli che morirono per il fatto di Core. Aarone tornò da Mosè all'ingresso della tenda di convegno e il flagello era cessato. Parola del Signore. Quindi io ringrazio il Signore per la parola, quindi voglio ricordare che oggi noi abbiamo letto Numeri dal capitolo 15, versetto 22 e poi l'intero capitolo 16, ossia dal versetto 1 fino al versetto 50. Io ti aspetto domani, martedì, perché noi possiamo dare continuità alla lettura della parola del Signore. Un forte abbraccio, un santo bacio, che la grazia del Signore stia con la tua vita e mi raccomando, alla mattina partecipa con me anche a Alba Nuova, tempo di preghiera, potenza nella preghiera, tutti i giorni su questo canale dalle ore 7 del mattino, nel nome di Gesù. Che il Signore ti benedica.